maniera diversa, che si va verso la casa della salute a sostituzione. Noi iniziamo alle virgole, compagnia bella. Fate finire l'intervento del sindaco. Non ho interrotto nessuno, comunque. Il tema è questo. Io ho una strategia molto diversa da Mauro Smeraldi come sindaco. Lui spesso chiamava la piazza, spesso chiamava gli articoli del giornale, anche qua richiama spesso e volentieri gli articoli del giornale. Ritengo che le sedi ufficiali siano quelle più opportune o le comunicazioni ufficiali siano quelle opportune, non solo del sindaco di Vignola, che è l'autorità massima giudiziaria, ma di concerto insieme ad altri. Tanto è vero che infatti l'articolo di Paola di un po' di tempo fa, così ho modo anche di rispondere a quello, ero in ferie quindi ho preferito non rispondermi, perché abbiamo fatto appunto una lettera congiunta tra noi, ASP, Unione Terra dei Castelli, firmata da ognuno per il suo pezzo di competenza, appunto perché chiediamo con forza alcuni servizi che oggi sono prioritari. Il consigliere Facci oggi diceva prima bene che appunto noi i dati che abbiamo visto in questa sede, che è una sede ufficiale, sul nostro ospedale, non danno un ospedale in depotenziamento, anzi siete tutti invitati, la cittadinanza è invitata l'8 febbraio che inauguriamo, c'è l'open day sull'ospedale dove inauguriamo una nuova colonna laparoscopica, quindi faccio fatica a vedere, per aumentare, perché dobbiamo far fronte all'aumento di quel che sono stati gli interventi chirurgici, e quindi ovviamente è una delle cose che appunto anche noi abbiamo previsto nel nostro programma elettorale. Mi fa enormemente piacere che la Serri appunto sul nostro territorio ci pensi al nostro territorio, perché c'è stata un'interrogazione precedente del consigliere Campedelli che chiedeva ovviamente per Mirandole e per Carpi. Mi fa piacere, perché normalmente quando i consiglieri di maggioranza fanno interrogazioni è perché sanno che qualcosa arriva. Difficile che fanno un'interrogazione e poi non arriva nulla, perché altrimenti dopo su questi territori devono tornare a chiedere il voto. Se fanno interrogazione e vengono percepiti come quelli che abbaiano alla luna, difficilmente poi... Quindi mi fa enormemente piacere, ma questo è un'altra di quelle cose che, perché ci stiamo muovendo di concerto. Con Emilia Moratori, in una delle giunte precedenti, non l'ultima, prima di Natale, gli ho detto chiama assolutamente i consiglieri di maggioranza per porre il tema del nostro territorio, perché, vi dirò di più, stanno arrivando diversi milioni di euro dati da questo governo per l'ospedale di Cesena, 160 milioni di euro, che vengono divisi per tutte le province e ci sono 25 milioni di euro. Io come membro della conferenza territoriale sociosanitaria devo ancora vedere la delibera dove verranno allocati. Ho sentito dire che per Vignola e per Pavullo forse non c'è nulla, e da lì appunto ci siamo mossi di concerto per dire: signori, non possiamo rimanere esclusi da questi soldi. Ovviamente non sono andato sui giornali, lo sto dicendo qua in Consiglio Comunale come l'ho detto in Giunta, ma non per questo adesso chiamiamo i comitati, chiamiamo la raccolta firme. Credo che ancora, se qualcuno ha pensato da Modena, da Carpi, visto che sono i due presidenti, di escludere Vignola e Pavullo da questi soldi, o nella pianificazione, nella programmazione, Vignola e Pavullo, o Vignola prevalentemente, raccolga delle briciole, perché tanti soldi così non si vedono da un po' di tempo, ve lo dico. Ecco, questo dobbiamo porre un tema di territorio. Quindi benvenga chi si intesterà questa, se la Presidente, quindi anche qua Paola, bisogna che ogni tanto mi riconosci qualcosa, perché lo sai che su questi temi, quindi brava la Presidente, brava Luciana Serri, vabbè il sindaco di Vignola, non lo so, è stato a guardare, questo tema non l'ha posto, dai, insomma, mi sembra che tutte le volte, cioè, almeno di riconoscere quel minimo che appunto ho cercato di lavorare di squadra, ho cercato di lavorare con estrema responsabilità, perché appunto mi veniva molto facile andare sui giornali immediatamente, anziché chiamare i consiglieri di maggioranza e dire cosa state facendo o guardate cosa state facendo, chiamavo quelli di opposizione e gli davo degli elementi per cavalcare una campagna elettorale che è già in corso. Quindi poi possiamo dividerci.
mi dispiace veramente che appunto anche sulla casa della salute, appunto, tra le nostre priorità, soprattutto come comune di Vignola, oggi c'è l'OSCO, oggi c'è le case residenza. Abbiamo una lista d'attesa e anche qua ereditiamo un problema importante, che l'andamento della popolazione, dell'invecchiamento della popolazione, è una cosa nota anche 4 anni fa, anche 5, anche 10 anni fa. E invece siamo rimasti fermi su certi servizi. Quindi c'è il tema sicuramente quello della salute, importantissimo, dell'ospedale, del potenziamento del pronto soccorso, del potenziamento, oggi abbiamo una TAC del 2005 che va assolutamente sostituita, che la nostra fondazione ha contribuito alla sala ibrida e quindi si spera che ci sia un ritorno anche di solidarietà, non solo solidarietà ma di soldi stanziati anche per il nostro territorio, perché quando ci chiamano a contribuire appunto dal territorio i soldi verso il centro, arrivano, e dal centro verso la periferia, se vogliamo riaprire il capitolo Baggiovara, Policlinico, sappiamo dove sono andate le risorse per troppo tempo. E allora è per quello che Finale è stato appunto chiuso, Castelfranco è stato chiuso, e in periferia appunto in provincia i letti sono diminuiti, partiamo da lì. Ma questo è colpa sicuramente di questa amministrazione, è colpa sicuramente qualcuno che a livello regionale ha fatto qualche errore. Ovviamente li stiamo pagando con responsabilità, smettiamoci di raccontare tutte queste cose qua e invece cerchiamo di lavorare tutti dalla stessa parte, in un qualche modo, senza degli ordini del giorno che si provano a intestare un po' di visibilità, perché questo di cui si parla con questo ordine del giorno, provare a intestarsi un minimo di visibilità, perché se vogliamo analizzare questi dati in concreto, Paola per in parte l'ha fatto, convochiamo una commissione, ci mettiamo lì, è già convocata, ma se volevamo convocarla prima, o se l'intento era quello appunto conoscitiva, o alzare un campanello d'allarme e dare maggiori elementi al sindaco qualora gli mancassero, quella è la strada più opportuna. Con quel documento lì non mi avete fornito nessun elemento nuovo, sinceramente, vi dico la verità. Allora, se avete dei dati in vostro possesso che pensate che non li ho, andiamo in commissione, parliamone un po' più liberamente, fuori anche dagli schemi, per appunto contribuire tutti dalla stessa parte. Casa della Salute è una delle proposte, quando siamo andati e nei piani di zone contemplato con l'OSCO, il tema della casa residenza e le sue evoluzioni a quello che si può fare, dei servizi territoriali che sono un po' sparpagliati nel nostro territorio, invece avrebbero bisogno di maggior dignità, pensa anche al tema appunto delle vaccinazioni, quindi della parte pediatrica, che appunto è su un pianerottolo di passaggio dove si aspetta la sala d'aspetto. Quindi ci sono tanti temi e le priorità non sono a caso. E invece viene imputata questa amministrazione, anche nell'articolo di Paola, che si è perso il contributo per la Casa della Salute. La Casa della Salute, anche quello, è un percorso che va costruito con i medici di base. Se lo andiamo ad imporre, il rischio è che dentro la Casa della Salute non ci va nessuno. Quindi arriviamoci non intestandosi o puntando delle bandierine, ma arrivandoci di concerto. Casa della Salute per il nostro territorio, adesso l'ha chiesto Zocca, l'ha chiesto Castelnuovo, ma probabilmente l'hanno chiesto come territorio e lo finanzieranno con i loro soldi, perché per questo distretto la priorità, l'abbiamo detto, è l'OSCO, è la casa della residenza, è il potenziamento di chirurgia, ortopedia e del pronto soccorso. E della diagnostica, quindi benvenga l'aiuto di tutti. Secondo me, con questi ordini del giorno, non aiutate questa amministrazione, non aiutate l'amministrazione dell'Unione e non migliorate la qualità del dibattito. Ecco. Quindi, purtroppo, io non ho visto degli elementi positivi in quell'ordine del giorno, quindi voterò sicuramente contro. Bene, dichiarazione di voto, veloci, che ormai è già un po' tardino, così a mezzanotte chiudiamo. Chi parte? Cavani. No, prendo atto di un'intolleranza concentrata che non avevo mai visto in Simone, prendo atto che pretende che noi facciamo quello che lui ritiene sia giusto e non dà soddisfazione allo sforzo
di una persona, di un gruppo di persone che cercano di contribuire alla dialettica interna del Consiglio Comunale. Allora, se si pretende il compitino funzionale, io faccio l'Aventino e magari sei anche contento dopo, capito? Però ricordati che ti assumi la responsabilità di tutte le volte con i tuoi sermoni che non sono contestabili perché non abbiamo il modo di farlo, perché non abbiamo il tempo, eccetera, togli veramente forza e vigore e speranza alla democrazia in questo consesso. Scusami, ma te lo devo dire. No, non iniziate a dibattere, vabbè, ormai ha detto quello che ha detto, se ne assume la propria responsabilità di quello che ha detto, andiamo avanti. Altre dichiarazioni di voto? Bene, sono altre sì, dichiarazioni. Sì, no, io. Ma sinceramente mi deve sfuggire qualcosa e cerco di essere anche abbastanza chiara, pacata, e, perché secondo me il tema richiede anche un po' più di pacatezza, perché stiamo parlando di cose molto importanti che riguardano i cittadini e i bisogni di salute, quindi tutti noi ci dobbiamo mettere anche in una situazione di estrema pacatezza. A me sinceramente non voglio offendere i colleghi di Vignola Cambia, ma mi sembra del tutto innocuo questo ordine del giorno. Non mi sembra provocatorio, mi sembra che evidenzi un dato che a questo punto mi sembra il sindaco abbia confermato, perché mi sembra di aver colto che i dati a Vignola Cambia dal comitato consuntivo fossero anche in possesso del sindaco, quindi i dati a questo punto non sono verosimili ma veri, no? È un dato. No, non iniziamo a dibattere così. Paola, finisci il tuo intervento, sì. Che i minuti passano. Ah, non lo so, non iniziate a dibattere così, Noi i dati non li abbiamo, quindi. Paola, finisci il tuo intervento. Sì, no. Quello che voglio dire è che al di là del singolo dato si evidenzia solo una, come si può dire, sollecitazione all'amministrazione, come si può dire, uno a dare garanzie, cioè a lavorare per, il che vuol dire mettiamoci tutti in cammino avendo un orizzonte che è quello della difesa del servizio sanitario ospedaliero di Vignola, che è quello di dire operiamo per una casa della salute che non è alternativa a un ospedale perché fornisce dei servizi diversi, che è quello di dire ci mette in condizione di avere dati in tempi ragionevoli per poter, come si può dire, ragionare su dei dati certi relativamente alle liste d'attesa e agli interventi che vengono effettuati all'interno del presidio ospedaliero. Quindi sinceramente se devo fare una dichiarazione di voto, la nostra dichiarazione è positiva e quindi un sì, perché lo trovo veramente poco polemico e anche innocuo, senza voler offendere, perché non dice nulla. Per quanto riguarda invece il tema della casa della salute, rispondo al sindaco, quell'articolo è nato dal fatto che Vignola non è contemplata nelle 143 case della salute che ci saranno in programmazione per il futuro su tutto il territorio, e ne nascono ovunque, hanno una logica diversa, forniscono servizi diversi, e citava il sindaco i servizi territoriali che attualmente sono in condizioni non troppo adeguate per l'allocazione, l'edifici, la struttura, la posizione anche logistica, che invece trovano la loro sede naturale all'interno di una casa salute che è diversa dall'OSCO, che sono due cose diverse, rispondono a bisogni diversi, e quindi nella mia visione di politico, non di maggioranza ma di opposizione, e se fossi stato un politico di maggioranza avrei ragionato così con molta pacatezza, nel senso che io avrei fatto così, la mia visione sarebbe stata di 360 gradi, non ad escludendum,
perché le priorità è bene darsele, ma all'interno di una visione che non esclude niente, perché questo servizio, questo territorio, per come si configura in termini di anzianità, di anzianità, di prolungamento di vita, di bisogni sociosanitari, di bisogni domiciliari, di cure palliative, di post-acuzie, eccetera, è un territorio che ha bisogno di una pluralità di risposte. Di una pluralità di risposte, e per me è importante che altri territori non scippino, virgolettato, senza offesa, dei servizi che sul territorio di Vignole invece avrebbero una valenza maggiore, perché ricordiamoci che noi siamo capodistretto, una volta veniva chiamato così, e quindi in qualche modo laddove c'è un ospedale, laddove ci sono i servizi maggiori, laddove c'è una servizi anche di natura diversa, c'è bisogno di avere un potenziamento di tutti i servizi, non ad esclusione, ma semmai a potenziamento. Quindi non ritengo che fosse offensivo quel testo, Paola, concludiamo, da che nessuna parte il tempo, La Casa della Salute risulti negli atti programmatori di questa amministrazione, quindi questo mi sono limitata a dire. Grazie. Atto personale su che cosa? Sull'accusa di falsità del sindaco, perché è ora di smetterla. Ora, questi dati sono veri, sono stati ricavati in modo certosino da quelli forniti dal Comitato Consultivo Misto. Quindi invito il sindaco per il prossimo consiglio.